Salve a tutti, questa è la 13ª edizione del TG dei Grilli Pensanti di Rimini, notiziario di informazione di Rimini e la sua provincia. Vi presentiamo un'analisi del voto referendario nella provincia di Rimini. Tenendo la riforma, l'articolo 40, hanno inserito un comma piccolo piccolo, senza nessun controllo da parte della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria. Questo è quello che diceva il presidente onorario imposimato davanti a una folta platea a Riccione il 29 novembre scorso per le ragioni del no. Referendum costituzionale che si è svolto il 4 dicembre scorso. È passata ormai più di una settimana dal voto e il no ha vinto, come sappiamo tutti, nettamente. Quindi facciamo insieme adesso un'analisi di quello di come è stato votato in Italia. Si può notare che l'estero ha influito notevolmente al bilanciare i voti verso il sì. Possiamo soltanto immaginare le motivazioni che hanno spinto i votanti dell'estero ad avere una maggiore percentuale verso il sì. Dal grafico è evidente che alcune regioni del nord, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna, il sì è stato vincente, mentre tutto il sud, isole comprese, e buona parte del nord c'è stata una differenza sostanziale a favore del no. Una piccola curiosità, i comuni che hanno avuto maggioranza del no in Italia sono proprio sotto il Trentino. Invece i comuni al sud che hanno la maggioranza del no rispetto al sì, notevole, si rilevano in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Adesso vediamo che nella regione Emilia-Romagna la provincia di Rimini è stata quella con il no predominante. Il comune dove ha avuto maggioranza di voti per il sì è sicuramente il comune di Nova Feltria, nella zona di Pietracuta. Passando adesso nei seggi del comune di Rimini, possiamo notare che il sì ha vinto in pochi seggi, mentre ci sono stati alcuni seggi dove il no è stato prepotente e ha superato anche del doppio i voti del sì. E sono quelli evidenziati in verde. Curioso il fatto che nelle case di riposo i votanti per il no sono praticamente il doppio. Quindi dalla considerazione di questi voti si può tranquillamente dire che nella provincia di Rimini, comune di Rimini, i seggi sono stati predominanti per il no, il che può lasciarci soltanto qualche conclusione. In bocca al lupo Andrea! E che ci onora il Senato con la sua presenza e con la sua tenacia, è stato uno dei più convinti a votare la riforma. Vi manda un grande saluto e tutti insieme andiamo a fare il secondo mandato per Gnassi. Intanto qualche altra idea matta la metterà in pratica di sicuro. Ciao Rimini! Dopo la splendida vittoria del no al referendum costituzionale, i cittadini con il comitato del no si sono incontrati in piazza per festeggiare il risultato. Molto contenti e soddisfatti poiché abbiamo raggiunto un risultato grossissimo, perché le cose sono state difficilissime farle a Rimini. Siamo felici, ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto, soprattutto siamo contenti poiché la nostra idea era di salvare la Costituzione che ci consente di avere tanti diritti e ce l'abbiamo fatta. Questo risultato comunque ci ripaga, almeno parzialmente, del tanto lavoro che abbiamo fatto per ottenerlo. Iniziato in aprile il nostro lavoro per questo appuntamento referendario ed è finito ieri sera con un risultato strepitoso a cui tutti i cittadini riminesi ci hanno dato la soddisfazione di ribaltare anche il risultato riminese delle elezioni amministrative, dove la sperimentazione che si è fatta a Rimini per il nuovo partito della nazione è miseramente fallita, la possiamo affermare questo. Grazie a tutti voi, grazie. Abbiamo partecipato alla marcia di sensibilizzazione sul tema delle violenze sulle donne. È per te. Ascoltiamo alcuni dati al riguardo.
E per te, camminate cittadine in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La camminata cittadina, giunta alla sua quinta edizione, nasce per sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che purtroppo rimane grave in tutto il paese. Nella provincia di Rimini sono stati presentati e finanziati 7 progetti, per un contributo totale di oltre 120.000 euro. Nei primi 10 mesi del 2016, le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Rimini, gestito dall'associazione Rompi il Silenzio, sono state complessivamente 166. Tra di esse, coloro che hanno subito violenza sono 149, 126 le donne vittime di violenza che si sono rivolte per la prima volta quest'anno al centro. Tra chi ha subito violenza e coloro che provengono da altri paesi rappresentano il 31,5%, 38 donne. Le donne italiane rappresentano il 68,5%, 86 donne. Le donne accolte sono in larga maggioranza coniugate o conviventi. Esse subiscono infatti prevalentemente violenza da partner o ex partner. Le donne con figli sono 89, i figli delle donne accolte sono complessivamente 153. Circa la metà di esse è stata vittima di violenza diretta o assistita. Il 44,6% delle donne accolte ha subito violenze fisiche, il 69,9% violenze psicologiche, il 13,8% violenze sessuali, il 38% violenze economiche. Cosa spinge le donne a rivolgersi a un centro antiviolenza? Al primo posto fra i bisogni espressi dalle donne accolte figurano la richiesta di informazioni, 57%. La richiesta di un colloquio successivo di accoglienza, 49. Strategie e consigli, 43,1. Assistenza e consulente legale, 23,7%. Una bella iniziativa culturale mette in risalto una delle opere pittoriche più prestigiose di Rimini, La Pietà del Giovanni Bellini. Convegno sul pittore Giovanni Bellini e la sua arte. Martedì 6 dicembre alla sala del giudizio del Museo della Città di Rimini, in una sala quasi al completo, sono intervenuti Giovanni Carlo Federico Villa, storico dell'arte, Massimo Pulini, storico e critico d'arte, e Alessandro Giovanardi, storico e critico d'arte. Visioni terrestri e celesti. La pittura di Giovanni Bellini a 500 anni dalla morte. Una conferenza pubblica dedicata all'artista e una visita guidata alla sua bellissima opera, Cristo morto con quattro angeli, presente all'interno del Museo Luigi Tonini di Rimini. Cristo di Bellini è l'opera più importante del Museo della Città di Rimini e vanta una illustre provenienza dall'oratorio di Sant'Antonio che sorgeva nei pressi della chiesa di San Francesco, poi trasformata nel Tempio Malatestiano. Quest'opera del maestro veneziano riesce ad essere toccante e coinvolgente, unica nel suo genere. Ci mostra il corpo del Cristo attorniato da quattro angeli che, a differenza di altri esempi coevi, non piangono, ma sembrano malinconicamente meditare e contemplare la figura del Cristo. Un'iniziativa culturale di spessore che ha messo in risalto un grande tesoro della nostra città. Per questa edizione è tutto. Vi aspettiamo la settimana prossima, invitandovi a segnalare le problematiche che riscontrate.